Quello che mi ha fatto arrabbiare è che hanno fatto una campagna per l'abolizione del reddito di cittadinanza dicendo: noi non vogliamo il reddito di cittadinanza, però vogliamo il lavoro. Ma che lavoro vogliono? Il lavoro sfruttato, il lavoro sottopagato? Questa è la domanda a cui il governo non ha dato fin qui risposta. Ora parliamo di salario minimo. C'è stata questa apertura nei giorni scorsi da parte di Giorgia Meloni, da parte della destra, alla vostra proposta unitaria di legge. Ci credete? A settembre succederà quello che doveva succedere questi giorni, cioè l'affossamento della proposta? Quali sono le aspettative? Più che un'apertura è stata una finta, perché fino all'ultimo hanno tenuto l'emendamento soppressivo che noi abbiamo chiesto di rimuovere. C'è stato un rinvio che è un po' un modo di buttare la palla in tribuna, a nostro avviso, e siamo preoccupati della mancanza totale di consapevolezza del governo della situazione che vivono gli italiani, perché il salario minimo è diventato un po' un elemento di lotta politica, ma in realtà, diciamo, riguarda la lotta quotidiana per la sopravvivenza delle persone. Sono 3 milioni e mezzo gli italiani che, pur lavorando, restano poveri e non arrivano a fine mese. Il presidente Meloni rinvia a settembre. Molti italiani questo tempo non ce l'hanno, non riescono ad arrivare a fine mese. Quello che mi ha fatto arrabbiare è che hanno fatto una campagna per l'abolizione del reddito di cittadinanza dicendo: noi non vogliamo il reddito di cittadinanza, però vogliamo il lavoro. Ma che lavoro vogliono? Il lavoro sfruttato, il lavoro sottopagato? Questa è la domanda a cui il governo non ha dato fin qui risposta. Settembre è troppo tardi. Però la maggioranza dice: noi non è che siamo contro ovviamente alzare i salari, noi pensiamo che questo si fa con i contratti collettivi, si faccia con il taglio del cuneo fiscale, eccetera, eccetera. Cosa rispondete voi? Non hanno letto la proposta, perché la proposta va esattamente nella direzione di rafforzare la contrattazione, ma laddove la contrattazione non ce la fa, anzi, per rafforzare la contrattazione si fissa una soglia a partire dalla quale poi i sindacati e i lavoratori potranno contrattare salari e condizioni migliori, ovviamente, perché non c'è solo il salario minimo, io voglio le tutele massime. Anche qui Giorgia Meloni è passata come una leader che decide, una leader che ha sempre una linea, ma guarda caso tutte le volte che c'è da fare qualcosa verso chi sta peggio, sorgono i dubbi. Ha avuto 3 mesi, perché è da marzo che noi discutiamo in commissione di salario minimo per farsi un'opinione, per risolvere le divisioni che ci sono anche all'interno della maggioranza, perché ci sono forze politiche apertamente contrarie. Lei si deve assumere la responsabilità, la Presidente del Consiglio, di rispondere a questa domanda. Lavorare sotto i 9 euro l'ora, lavorare a 3 euro, 4 euro l'ora è accettabile, è dignitoso. E qui la risposta è sì, no, no, il di più è del diavolo, come si dice. C'è stato un ministro di questo governo che ha detto che una misura come il salario minimo sarebbe una misura sovietica, quando il salario minimo c'è, cioè, tutta Europa, c'è, cioè, una direttiva europea. Io speravo che il ministro degli esteri, che si occupa del mondo, poi andasse da questo ministro e gli spiegasse: no, non è così, guarda che in tutti i paesi europei c'è il salario minimo, c'è una direttiva europea che noi dobbiamo ratificare, che ci spinge in questa direzione. Purtroppo quel ministro era il ministro degli esteri. Questa proposta di legge unitaria è stata un po' un banco di prova anche per forse creare un'alleanza un po' più strutturale tra le opposizioni? Sicuramente è stato un banco di prova per provare a costruire un'alternativa a questa destra. Infatti li abbiamo messi in difficoltà, perché c'è un oggettivo imbarazzo da parte di questo governo. Loro non riescono a dire no, e d'altra parte come fanno a dire no? Significherebbe vivere in un altro paese, negare una questione sociale che riguarda soprattutto poi le nuove generazioni, riguarda il Mezzogiorno, dove, come ha detto la Svimez, il 25% dei lavoratori sono lavoratori poveri e questo incide sulla vita quotidiana delle persone. Noi abbiamo fatto uno sforzo importante, credo che sia un importante risultato politico, di mettere insieme tutte le opposizioni, meno Renzi, che purtroppo guarda sempre più a destra, e su una proposta che incrocia i bisogni della vita delle persone. Ed è così che si ferma la destra, come abbiamo visto in Spagna. Esatto, infatti proprio di questo volevo chiederle, perché parlando di alleanze, l'alleato di Meloni in Spagna, Vox, ha registrato un risultato pessimo. Schlein ha detto: l'onda nera si può fermare. È così? È d'accordo? Sanchez ha fermato quest'onda nera con un atto di coraggio. C'è una cosa che va appresa da quello che è successo in Spagna: non aver paura del popolo, cioè andare alle elezioni e dare la parola a
alle persone, perché è così che si rafforza la democrazia. Certo non ha portato benissimo a Vox questo sostegno di Giorgia Meloni, la campagna elettorale che più volte la Presidente del Consiglio ha fatto, e nemmeno il modello che ha voluto esportare di un'alleanza tra i popolari, tra le forze conservatrici e l'estrema destra. Volevano fare della Spagna un'altra Italia e poi esportare questo modello in tutta Europa in vista delle elezioni europee. Ecco, questo disegno ha fallito. Il segnale più importante che arriva dalla Spagna è che c'è un'Europa che non si vuole rassegnare alla normalizzazione dell'ultradestra come è avvenuto in Italia. In Spagna forse c'è una maggiore vaccinazione al franchismo rispetto a quanto in Italia è avvenuto negli ultimi decenni, in cui c'è stato un progressivo sdoganamento degli eredi delle forze neofasciste e postfasciste. In Spagna non avrebbero Ignazio Benito la Russa presidente del Senato. Credo che questo sia un elemento che noi non dobbiamo dimenticare anche nella nostra battaglia politica. Certo non basta urlare all'estrema destra, urlare al pericolo fascista, non basta denunciare, bisogna essere conseguenti, agire con politiche che rispondano ai bisogni delle persone per arginare questo sentimento di paura che attraversa le fasce sociali più deboli. Ed è quello che vogliamo provare a fare. La nostra battaglia sul salario minimo e sugli investimenti del PNRR va esattamente in questa direzione. Lei ha citato la transizione ecologica, ha parlato di europee. Visto quello che sta accadendo in questi giorni, visto gli effetti disastrosi del cambiamento climatico che stiamo vedendo in casa nostra, come porterete avanti allora, magari appunto in un'alleanza più ampia a livello europeo tanto quanto nazionale, questa battaglia contro il cambiamento climatico, contando che tante forze politiche ancora fanno resistenza? Prima delle elezioni in Spagna c'è stato un momento importante al Parlamento europeo, un voto per una legge sul ripristino della natura, che è un pezzo fondamentale della transizione ecologica, del Green Deal europeo, contro il quale si erano schierati i popolari e l'estrema destra e sono stati respinti. Loro volevano affossare questa legge e volevano affossare lo stesso Green Deal proposto poi dalla presidente Ursula von der Leyen, che è una popolare. E noi, per fortuna, socialisti e democratici, costruendo un'alleanza nel Parlamento europeo larga, siamo riusciti a far passare quella legge e a salvaguardare il Green Deal, perché la destra in effetti si è scelta un nuovo nemico, che non sono solo gli immigrati, ma adesso da qualche tempo è anche la transizione ecologica. Dicono che rallentando sui provvedimenti necessari all'adattamento climatico, alla transizione ecologica, loro difendono il lavoro e le imprese. Non fanno altro che far perdere competitività al nostro sistema, mettere in crisi poi gli stessi lavoratori, le stesse fasce più deboli, che sono i primi a subire gli effetti del mutamento climatico, del cambiamento climatico, di questa crisi. Mi ha colpito oggi sentire una notizia dal ministro Musumeci, il quale, forse diciamo per difendere anche un po' se stesso dalla mancata prevenzione, che in Sicilia è una delle cause di questi incendi che stanno devastando l'intera regione, si è scusato dicendo: ma è l'effetto della crisi climatica. Quindi la crisi climatica c'è, questo mi pare un risultato già importante. Sono passati da un negazionismo estremo a una forma di autoassoluzione. Invece non basta dire che c'è l'emergenza climatica, bisogna mettere in campo quelle politiche coerenti e conseguenti, cosa su cui il governo invece sta prendendo tutt'altra strada, sta frenando in tutte le sedi europee gli interventi, le politiche, gli investimenti aggiuntivi, le tutele sociali nuove che servono per accompagnare questa transizione. Noi quello che dobbiamo provare a fare, ma il PNRR era pensato esattamente per questo, attraverso le politiche di transizione ecologica dobbiamo puntare a creare lavoro buono, lavoro di qualità, e dare in questo modo una risposta, mi verrebbe da dire, al problema della fine del mondo e al problema della fine del mese.